Comunque vedete, con noi c'è un ospite, si tratta di Peppe Scifo, segretario provinciale della CGIL ad oggi, perché domani Peppe non sarà più segretario, ma attenzione, si tratta di un avanzamento. Allora, grazie Peppe di essere qui. Intanto ecco perché ex, perché domani che No, succede? intanto grazie a voi per questa Invito. occasione, per questo invito. Domani io ho concluso a maggio il mio mandato di segretario generale perché in CGIL c'è un limite massimo che sono 8 anni. E questo diciamo una regola ferrea. Ferrea. E che da noi insomma viene sempre rispettata, e quindi io a maggio insomma ho concluso il mandato. Poi eravamo alle porte dell'estate, ma soprattutto eravamo alle prese con la raccolta firme per la presentazione del referendum abrogativo sull'autonomia differenziata, per cui diciamo tutte le cariche in scadenza in quel periodo sono state leggermente prorogate per permettere insomma la campagna di raccolta firme. Ora siamo arrivati al dunque. Domani ci sarà riunita l'Assemblea Domani, diciamo Generale, martedì, martedì sì, perché questo venerdì 5 prende martedì. novembre si riunisce l'Assemblea Generale, che è il massimo organo diciamo, di governo della CGIL, composto da circa 83 componenti, per eleggere il nuovo segretario generale e Quindi domani è contestualmente. uguale al Presidente degli Stati Uniti, la stessa cosa, il Sì, 5 credo che novembre. faremo un po' prima rispetto ai tempi delle elezioni, e la nostra è un'elezione più semplice ovviamente rispetto Andate ad acclamazione. al. No, andiamo ad un'elezione Ma vera e c'è già propria, un però c'è nome. una, sì, c'è una proposta che viene fatta dal centro regolatore, cioè noi, la Camera del Lavoro e il regionale, sarà presente anche una componente della segreteria nazionale. Francesca Redavid assieme al Ma si può segretario. dire questa proposta o non è il caso? Assolutamente Si sì, può la dire. proposta è quella del nostro compagno Giuseppe Roccuzzo, che ha finora assunto un ruolo tecnico, ovvero si è curato dell'amministrazione della CGIL, ma è diciamo, una persona che ha anche un trascorso non solo dentro la CGIL, ma è stato anche in politica, è Che stato lui consigliere comunale nel suo comune, che è di Ispica. dispiega. Benissimo, allora poi vedremo domani, ci sono le elezioni e uno aspetta sempre le elezioni, non si sa Assolutamente mai, ma sì, qui certo. non è così. Allora Peppe, va bene, te ne vai dopo 8 anni, quindi non c'è nessuna, ma no, non te ne stai a casa, vai a fare qualcosa. No, perché non sono in età Cioè, e pensionabile. poi non hai neanche, non sei il tipo che se ne sta a Vittoria, anzi a Scoglitti, a pescare dal molo, No, diciamo. no, assolutamente no. No, io lascio l'incarico di segretario generale, mi è stata diciamo, proposta dal segretario generale Maurizio Landini, mi è stata fatta la proposta di andare al nazionale per occuparmi di immigrazione e anche di relazioni sindacali nell'area del sud del Quindi Mediterraneo. una cosa di prestigio che naturalmente scaturisce dal lavoro che hai fatto in tutti questi anni. Da Landini, insomma, ha sentito qualcosa, no? Assolutamente sì, siamo stati, devo dire, in questa provincia una Camera del Lavoro, diciamo, centrale nella discussione di carattere nazionale, ad esempio sulla questione dei processi migratori. Siamo in una provincia altamente interessata per tanti motivi dalla questione immigrazione, non solo da una presenza storica che ha determinato in questa provincia, diciamo, un susseguirsi di flussi da almeno 40 anni se non più, con tutta una serie diciamo, di caratteristiche e peculiarità ovviamente legate all'elemento di attrattività che è il comparto agricolo, ma siamo anche la provincia dell'hotspot di Pozzallo, siamo la provincia purtroppo del CPR di Modica Pozzallo, che sono diciamo, quei capisaldi di una politica sull'immigrazione completamente sbagliata che abbiamo contrastato.
anche con un rilievo nazionale, ma lo abbiamo fatto da qua, dalla provincia di Ragusa, da Pozzallo, da Vittoria. E quindi, insomma, questo per non solo, diciamo, merito mio e del gruppo dirigente, ma perché c'è qua una condizione strutturale che fa di questo posto, rispetto alle questioni relativamente ai flussi migratori, un posto assolutamente centrale. Vabbè, io, a proposito di questo, due parole vorrei che le potessimo dire. Tu sai che c'è un dibattito enorme, no? A livello politico c'è chi la vede in un modo, chi la vede in un altro. È chiaro che secondo me ci sono numeri troppo alti. Tu come la vedi questo discorso? Cioè, va bene accogliere, ma fino a quando, dicono, cosa succede dopo? E poi il problema del caporalato, che è una cosa molto seria, magari da noi un po' meno, forse, ma di più nella zona della Puglia, cosa, deriva anche dal fatto che c'è manodopera a prezzo molto basso, che viene offerta, si offre la stessa manodopera a prezzo troppo basso. Ecco, e lì cosa si può fare? Ma partiamo dalla prima considerazione. Io non credo, sono troppi o non sono troppi? No, assolutamente no, non sono troppi per tutta una serie di questioni. Intanto l'Italia è un paese a frontiere chiuse da anni, dai tempi della legge Bossi-Fini, quindi 2002, l'Italia è un paese a frontiere chiuse. Gli sbarchi sono sbarchi che noi percepiamo come un'invasione, ma questa è un po', diciamo, la narrazione che negli ultimi 15 anni ha creato anche in questo paese una certa percezione. Non siamo il primo, nonostante siamo un paese di approdo. Consideri che via terra in Germania ne entrano molto di più. Il problema è il governo di questo fenomeno, cosa che non si vuole fare. E poi c'è un altro elemento, prima di parlare di caporalato, c'è un altro elemento che noi dovremmo considerare. Intanto consideriamo la questione migratoria, andrebbe considerata in entrata e in uscita. Perché fossi io al governo, mi preoccuperei soprattutto in Sicilia, nel sud Italia, dei ragazzi che stanno lasciando il nostro paese per andare a cercare fortuna e lavoro fuori. E sono ragazzi sui quali ha investito il paese con l'istruzione pubblica, hanno investito le proprie famiglie, sono ragazzi che hanno un bagaglio o anche per andare a fare lavori quali il pizzaiuolo, il cameriere, lasciano il paese perché questo è un paese che non ha prospettive e non dà possibilità. Questo è un paese altro che merito, questo è un paese dove ancora alcune logiche clientelari, soprattutto nel pubblico e soprattutto nell'ultimo periodo, sono ancora purtroppo ben vive. Quindi io, prima di parlare di numeri e di sindrome di invasione, farei un calcolo sul saldo dei flussi migratori tra chi entra e chi esce. Poi pensiamo penso che c'è un po' di differenza, no? Ma insomma, andare a vedere. Però è anche chiaro, poi come hai detto tu, noi andiamo via a fare pizzaioli, questa è un dramma, questo senza dubbio. I nostri ragazzi non vanno a fare i professori dell'università, anche. Però gli immigrati si offrono sul mercato a prezzo troppo basso, e quindi, ma non è una loro condizione, questo è dovuto da un elemento che è la fragilità della filiera. No, è la fragilità del sistema italiano, cioè persone che non hanno riconosciuti diritti di cittadinanza e che sono sempre con la spada di Damocle puntata al collo, perché devono ottenere quel documento, e per ottenere quel documento c'è bisogno di una certificazione del reddito che spesso non coincide con la realtà, nel senso che in campagna la certificazione reddituale dice che quella persona ha guadagnato 60 euro al giorno, quella persona ne ha guadagnati sicuramente la metà, e però non può ribellarsi perché non può permettersi di non avere quel pezzo di carta per rinnovare il permesso di soggiorno. Questa condizione è una condizione che strutturalmente mette le persone nella situazione di dover
dover essere schiavi senza via d'uscita. E questo è un elemento su cui fa leva soprattutto la destra, che è una destra, come dire, come si dice la Meloni stessa, rispolverando, diciamo, un lessico del ventennio, è una destra, no, proprio del ventennio, è una destra, dice, produttivista, che in soldoni si traduce nel fatto di essere, di non riconoscere nel lavoro l'elemento di dignità e dei diritti. Ma è solo dal governo che si può risolvere, o qui si può fare qualcosa? Ma sicuramente la questione dei diritti di cittadinanza sono questioni che sono in mano al governo. Sì, e su questo no. E se noi avessimo la possibilità di avere persone con una maggiore tutela proprio sul piano della cittadinanza, sicuramente come dire, nel confronto del mercato la situazione sarebbe diversa. Quindi, poi c'è una responsabilità che riguarda anche appunto il mercato, l'impresa. Un po' alla politica locale, un po' naturalmente. Ma sì, la politica locale, nel senso che da sempre nei punti giusti le problematiche. Allora, io credo a livello di politica locale c'è un deficit, che è quello che le istituzioni, soprattutto comunali, ora qua al di là, diciamo, dell'orientamento politico, non hanno mai, diciamo, fatto i conti con questa complessità. Ma questo, devo dire, purtroppo è un elemento della debolezza della politica. Però faccio solo un esempio, giusto per capire di che cosa stiamo parlando a proposito di politica locale. Ieri è morto un altro ragazzo per strada con un incidente stradale. Allora, che non è il primo. Non è il primo e purtroppo non sarà l'ultimo. Tutti a chiedersi se è utile dare dei giubbottini ad alta visibilità, cose che noi ne abbiamo distribuiti veramente a migliaia in questi anni. Ma il problema non è se quel lavoratore ha i dispositivi di alta visibilità. Il problema è che non si può nel 2024 andare a lavorare in un'azienda agricola a 15 km in un paese come l'Italia, in Europa, e andarci in bicicletta. Cioè, questo è il problema. E questi ragazzi vanno in aziende che sono aziende che producono reddito, anche il reddito di un certo tipo. Quindi è questo l'elemento che oggi diciamo, andrebbe anche aggredito sul piano delle politiche sociali e locali, attraverso misure di welfare, di aiutare una mobilità più sostenibile, chiamare le aziende, le organizzazioni datoriali a creare uno strumento per permettere quel minimo di mobilità. Perché, chiudo su questo punto, che poi l'elemento che emerge, sa qual è? È che oggi lavorando non ti puoi permettere neanche un motorino in regola con l'assicurazione, e questo è il dramma. Quindi non è tanto se c'hai un giubbotto ad alta visibilità o meno. Certo. Va bene, allora senti, però voglio dirti un'altra cosa, perché ci sono tante questioni aperte. L'ultima è nata con l'ENI. Ora, la decarbonizzazione è una bellissima cosa, però che succede? Chiudiamo aziende e vanno a casa tante persone, Versalis o Priolo, per dirtene una. Ecco, voi come sindacato come la vedete questa Ma cosa? Intanto noi il problema è, intanto è che l'ENI a livello in Italia, nel suo piano cosiddetto industriale, che poi più che altro che è un piano, diciamo, per i fatti suoi, di dismissione, non è, cioè, c'è poco di industriale, intanto dismette la chimica di base. E non la dismette, dismettendo la chimica di base significa che l'Italia non produrrà più chimica di base. E siccome la chimica di base ancora oggi, serve. Poi quando serve, quando poi ci andiamo, andiamo a comprare l'altro. E questo è un altro pezzo di desertificazione industriale e produttiva di questo paese. Come le macchine, non le produciamo più. La stessa cosa, fra l'altro il governo, come dire, da questo punto di vista, il governo, non solo il governo Meloni, devo dire, anche i governi passati hanno avuto e hanno, diciamo, dimostrato una debolezza proprio sul piano delle politiche industriali. Cioè, come se qua in questo paese a un certo punto, e anche oggi, le politiche industriali il governo se li guarda dalla finestra, come se fossero, pur riguardando che poi l'ENI è un'azienda partecipata al 30% dello Stato, questo non lo dobbiamo dimenticare, ma anche se così non fosse, e l'azienda si chiama Stellantis, e il tema è l'automotive,
che significa anche il futuro della mobilità nel nostro paese, è chiaro che è un argomento che serve al governo, è un argomento su cui il governo deve guardare, ma non come parte terza, ma come parte attiva. E in ultimo dico, il problema è un altro, le aziende industriali vanno via perché l'Italia è un paese dove sul piano energetico ha delle serie difficoltà. In Italia l'energia costa tanto. E allora su questo c'è anche un tema che è politico e istituzionale. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettarci che da questo paese vanno via tutti prima di capire che bisogna investire seriamente su una politica energetica che non può essere, come si è detto negli ultimi giorni, in particolar modo sulla Sicilia, che bisogna fare i campi di fotovoltaico sottraendo suolo agricolo. Cioè, questa è veramente, come dire, un'idea, e là siamo in ritardo sui processi di innovazione, siamo in ritardo sui processi di transizione. Ma è vero che l'Italia ha un problema di politica e di costo energetico, prima di costo. Quindi costo energetico, costo del lavoro, insomma, noi... Beh, costo del lavoro, diciamo, insomma, c'è... Sì, ma il costo del lavoro potrebbe, è più che giusto che sia ben retribuito e soprattutto ben assistenzializzato, diciamo, con i costi. C'è un problema, ad esempio, di costo del lavoro, ma c'è un problema soprattutto anche di tassazione, di politica fiscale in questo paese. Più del 90% dell'IRPEF è pagata dai lavoratori dipendenti, e a parità di reddito un lavoratore dipendente paga il 43%, invece uno che ne paga l'autonomo ne paga circa il 15%, e questa non è equità fiscale. Va bene Peppe, abbiamo fatto quasi 16 minuti, quindi siamo andati ben oltre il limite dei 13-14 minuti. Allora ricordiamo che Peppe Scifo, che è stato fino a oggi segretario, vuol dire un'altra cosa? No, volevo solo, diciamo, approfittare di questa occasione per ringraziare Teleblea, che in questi anni è stata molto attenta e sensibile ai problemi che il sindacato in questa provincia ha posto, in particolar modo la CGIL, ed è, come dire, un'attestazione di grande stima, non formale ma sostanziale, e quindi voglio ringraziare il direttore e tutto lo staff di Teleblea. Ti ringrazio davvero di cuore, perché hai pensato anche a noi, che siamo da una vita in questo posto e ci occupiamo di tante cose. Peppe Scifo da domani non sarà più segretario della CGIL, ci sarà un nuovo segretario, aspetteremo la elezione ufficiale, ma come abbiamo visto andrà a ricoprire ruoli molto importanti a livello nazionale. Grazie Peppe, andiamo avanti con il telegiornale. Grazie, buonasera.